baritono Giuseppe Cashman nasce a Lussimpiccolo, isola del Quarnaro, il 14 luglio 1850, quattordicesimo figlio di Giuseppe Eugenio Ivancic. Il padre, Giuseppe Cashman, era un maestro e un educatore che si era molto prodigato affinché nell'isola di Lussino la lingua italiana prevalesse su quella croata. La madre, Eugenia Ivancic, di tradizione italiana, apparteneva ad un'antica famiglia lussignana di armatori e capitani, così come ricorda anche Gianni Stuparic in uno dei racconti di Ricordi Striani. Giuseppe, chiamato in famiglia con il diminutivo Pepi, perde il padre giovanissimo. Fin da bambino mostra una grande inclinazione per il canto e viene notato dal vecchio organista che lo fa cantare nel coro durante le messe. Adolescente, viene mandato a studiare a Padova dai padri gesuiti e qui continua ad esercitarsi nel canto. Finito il liceo, si dedica per un breve periodo agli studi di giurisprudenza. Ricorda il Cashman. Volevano fare di me un avvocato, ma già dai miei primi anni di gioventù la mia passione per la musica era così forte da farmi abbandonare tutti gli studi. Riesce comunque a spuntarla, nonostante il parere contrario della madre, e inizia a studiare canto in maniera continuativa ad Udine con il maestro Alberto Giovannini. Lo sostiene nella scelta il fratello maggiore Venanzio, medico ed appassionato musicista. A Udine si ricorda una sua esibizione nel Macbeth di Verdi al Teatro Minerva. Era il 1868. Lo stesso anno il giovane artista parte per Zagabria. Passato a Zagabria per farvi il volontariato militare di un anno, non cessai d'occuparmi di musica. Anzi, mentre di giorno istruivo le reclute in caserma, la sera andavo a teatro a cantare il Rigoletto. Tanto che il generale ebbe un giorno a dirmi: «Lei sarà un buon cantante, ma un cattivo soldato». A Zagabria rimane dal 1869 al 1875 e lì continua a perfezionarsi nel canto con Ivan Zajc, compositore e direttore del nascente Teatro Nazionale di Zagabria. Pare che qui, fino a tutta la stagione del 1875, effettui ben 270 presenze in scena tra opere ed operette. Alla fine del 1875, abbandonata Zagabria, Cashman si reca a Torino. Il 1876 è l'anno del suo debutto ufficiale in Italia. Suo primo ruolo è Alfonso XI nella Favorita al Teatro Regio. Il successo gli arride e viene scritturato per l'intera stagione. Nella parte del duca Alfonso si presentava il baritono Cashman, debuttante. Dopo l'aria del terzo atto «A tanto amor Leonora», cantata con squisitezza, il pubblico credette di avere innanzi a sé un artista provetto e raddoppiò i mattimani. La sua voce è simpatica, il suo canto accurato, il gesto e l'accento propri. Insomma, il suo debutto pronostica una brillante carriera. Al Teatro Regio di Torino, oltre che nella Favorita, Cashman canta nei Puritani e in Ruy Blas. Dal 1876 in poi, richiesto e ammirato, viene scritturato in vari teatri italiani e ovunque la critica e il pubblico lo acclamano. Nel 1877 è a Trieste, al Teatro Comunale, con gli Ugonotti, a Roma, in Lucia di Lammermoor, e a Ravenna, con il Faust, nel ruolo di Valentino. Il 26 dicembre del 1878 Cashman debutta al Teatro alla Scala di Milano, interpretando Rodrigo, marchese di Posa, nel Don Carlo di Verdi, accanto a Francesco Tamagno nel ruolo del titolo. Sempre al Teatro alla Scala, sostituisce per alcune repliche il grande baritono francese Lassalle nel Re di Lahore, interprete del personaggio di Scindia. La critica lo accoglie con molto favore. La curiosità di vedere il Cashman, il simpatico posa del Don Carlos, sostituire il Lassalle nella formidabile parte di Scindia era vivissima e concentrava su questo personaggio il principale interesse della serata. Lo Scindia, veduto dal Lassalle, ti pare un uomo d'altri tempi e di altri paesi con altre passioni. Veduto dal Cashman, è un uomo della nostra misura che ama, odia, sente e si esprime senza uscire dalla gamma dei sentimenti comuni. Un episodio drammatico e increscioso,
influenzerà la vita personale e artistica del baritono. Nel 1878 viene dichiarato disertore dal governo austriaco perché, richiamato ai suoi doveri militari a seguito della guerra tra l'Austria e la Bosnia-Erzegovina, l'artista non si presenta. Egli stesso racconta in una lettera a Carlo Dormeville, celebre impresario ed amico, la sua versione dei fatti. Io ero già soldato vecchio quando nel 1878 venni chiamato per la campagna di Bosnia-Erzegovina. Mi trovavo allora in permesso a Milano e non potei rimpatriare a causa d'esser malato. Mandai un attestato medico al comando del mio reggimento in Trieste, ma non venne preso in considerazione e io fui compreso nel numero dei disertori. Da allora in poi non potei più ritornare in Austria e tutti i tentativi di accomodare la faccenda riuscirono vani. Rimasto a Milano, chiede ed ottiene la cittadinanza italiana, iniziando a girare per il mondo tra un ingaggio e l'altro. Come scrive il suo conterraneo Beppi Nider: le sue case sono treni, alberghi, navi, ovunque accompagnato, assistito, incoraggiato dalle due più grandi ammiratrici, la moglie Emma Vicentini e la figlia Bianca. Calca le scene di mezza Europa ed America, ad eccezione di quelle piazze dell'impero austriaco a lui interdette. Varca gli oceani, recandosi in America del Nord con la prima compagnia italiana che canta al Metropolitan Opera House e in quella del Sud, Argentina e Uruguay. Sale sui palcoscenici della Russia degli Zar, della Polonia e dell'Egitto. Si trova particolarmente a suo agio in Spagna, essendo diventato il beniamino del pubblico, e in Portogallo, dove viene osannato e ricoperto di decorazioni dal re portoghese Carlo I, cantante lirico dilettante. In Italia, il San Carlo di Napoli è forse il suo teatro preferito, ma riesce ad essere acclamato anche dagli esigenti spettatori del Teatro di Parma. Per la sua eleganza nel portamento e nei modi, gli viene attribuito l'epiteto di signore delle scene. L'interprete di personaggi storici e di alto lignaggio, il Marchese di Posa, Alfonso XI, Amleto, Don Carlo, non si tira mai indietro alla sperimentazione di nuove opere. Tiene così a battesimo il Cristoforo Colombo di Alberto Franchetti e il Battista di Don Giocondo Fino. L'Amleto di Ambroise Thomas è uno dei suoi maggiori successi. Il pensoso principe di Danimarca permette a Cashman di abbinare la sua voce finemente educata alle sue qualità attoriali. Se con l'Amleto Cashman raggiunge il perfetto equilibrio del cantante e dell'attore, con il Don Carlo di Verdi, nel personaggio di Rodrigo Marchese di Posa, passa la storia. Al suo primo apparire nel sobrio, severo, perfetto costume del rigido gentiluomo spagnolo, il Cashman diede l'impressione di un interprete perfetto. Il personaggio era improntato con una nobiltà, una linea, uno stile perfetto. L'ampiezza del fraseggio, la sapienza del respiro, la squisita delicatezza di qualche modulazione si imposero quasi ad ogni pagina all'auditorio, che passò grado grado dall'approvazione sommessa, dal mormorio ammirativo all'applauso, all'acclamazione entusiastica. Il Rigoletto di Verdi costituisce un altro caposaldo della sua carriera. Così i giornali. Il Rigoletto al San Carlo ebbe esito splendidissimo. Il teatro era affollatissimo. Cashman e la Gargani furono chiamati 6 volte all'onore del proscenio alla fine del terzo atto. Nella sua lunga carriera, Cashman lascia una traccia indelebile nella storia della lirica con l'interpretazione di Iago nell'Otello di Verdi, soprattutto in coppia con Francesco Tamagno, impareggiabile Otello. Una prova molto impegnativa e prestigiosa è stata quella che il baritono sostiene al Festival di Bayreuth, tempio della musica wagneriana, dove Cashman, tra il 1892 ed il 1894, si esibisce in Tannhäuser, Lohengrin e Parsifal. Famoso è rimasto il suo primo incontro con Cosima, la vedova di Wagner, che dopo averlo sentito cantare esclama entusiasta: «Venite a sentire come si canta Wagner, ma purtroppo questo ce lo può dare solo il bel cielo d'Italia». Tra le tournée trionfali del baritono vanno menzionate quelle in Russia e in Polonia. In coppia con Tamagno si esibisce nell'Otello,
applauditissimi ovunque. Canta anche in russo, romanze e canzoni popolari, accontentando così ogni tipo di pubblico. Tra le interpretazioni storiche si deve ricordare il Cristoforo Colombo di Alberto Franchetti, andato in scena per la prima volta nel 1892 al Carlo Felice di Genova in occasione dei 400 anni dalla scoperta dell'America. Nella stagione 1895-96, Cashman ritorna in Nord America, questa volta nel repertorio wagneriano, la Valchiria, Tristano e Isotta, Tannhäuser, Lohengrin. Nel 1898-99 Cashman è al Cairo e ad Alessandria d'Egitto con l'Otello, il Rigoletto, Guglielmo Tell e la Regina di Saba di Carl Goldmark. Il suo trionfo personale viene raccontato dal maestro Alessandro Pomé. Guglielmo Tell collocò ancora più in alto il Cashman nell'estimazione degli intelligenti. Il simbolico eroe elvetico egli fece rivivere in nobilissima guisa. Con l'affacciarsi del nuovo secolo, Cashman inizia una fase nuova della sua carriera e del suo repertorio. Ha ormai 50 anni e alle spalle successi e soddisfazioni. D'artista colto e sensibile, si concentra su partiture ed interpretazioni meno faticose e più adatte all'età, dedicandosi alla musica sacra, in particolare agli oratori. Nascono così i suoi piccoli capolavori nelle esecuzioni de Il Natale del Redentore, La Resurrezione di Lazzaro e del Mosè del Perosi, L'Orfeo di Monteverdi, Il Battista di Don Giocondo Fino e la rappresentazione di Anima e di Corpo di Emilio De Cavalieri. Nel 1907, dopo 30 anni, Cashman fa finalmente ritorno nella sua amata Lussino, grazie all'intercessione del Papa Pio X, che ottiene per lui la grazia dall'imperatore Francesco Giuseppe. È un ritorno trionfale. Nel 1909 è a Trieste e a Zagabria con il Battista di Don Giocondo Fino. Portando sulla scena un San Giovanni vestito di umili pelli, ne fa un personaggio nuovo, senza essere convenzionale. Il Giovanni personificato dal Cashman è scenicamente elegantissimo, senza che la sua infaticabile predicazione riesca uggiosa. Anche le opere buffe e i personaggi comici negli ultimi anni di carriera entrano nel suo repertorio, facendo di Cashman un memorabile Don Pasquale, un impareggiabile Don Bartolo nel Barbiere di Siviglia, un divertente Uberto nella Serva Padrona e un Don Romualdo nelle Astuzie Femminili. L'ultima apparizione in scena è a Roma nel 1922. Dalla gola del vecchio leone ad un certo momento uscì una nota di tale potenza e durata che il pubblico, commosso e incredulo, esplose in un fragoroso applauso che si trasformò in ovazione. Alle prime luci dell'alba del 7 febbraio 1925, Cashman spira, assistito amorevolmente dalla figlia Bianca. Poco prima di morire, accenna con voce dolcissima un motivo dell'Ansax dei maestri cantori. Un colpo di singhiozzo gli spezza la notte in gola, tace e poi dice: «Ed io che non ho mai fatto una stecca».